Amici sportivi appassionati di pallamano, ben ritrovati, nuova puntata della Casa della Pallamano, il format dedicato alle attività che si svolgono all'interno del Centro Tecnico Federale di Chieti e dedicato in modo particolare alle attività del Campus Italia. È una puntata di sorrisi, ce n'erano già fuori onda tra i nostri ospiti perché è terminato il campionato, quindi ci si alleggerisce un pochettino con la mente, è terminato il campionato di Serie A Gold, anche se per alcuni dei ragazzi del Campus Italia, come vedremo, la stagione non è finita perché si torna in campo con la maglia della Nazionale Seniors. Intanto però presento i nostri ospiti, siamo andati a pescare in Abruzzo a pieno, visto che sono entrambi teramani. Saluto come primo ospite Federico Deruvo, ti vedo ciao al micro, Fede, quindi sempre mi fa piacere, e poi Tommaso De Angelis, che è un abitué della nostra trasmissione. Ciao a tutti. Allora, campionato finito, vi vedo rilassati, e sorridenti, insomma, e poi è bello godersi, Federico, anche queste ultime settimane insieme, visto che poi sicuramente dal punto di vista sportivo, voi due, che soprattutto che siete grandi amici, dovrete necessariamente prendere strade diverse. Sì, il campionato è finito, adesso abbiamo il focus principalmente sulla nostra crescita personale, negli ultimi allenamenti appunto rimasti tra di noi. Ci godiamo al meglio quello che è appunto gli ultimi mesi di campus e soprattutto il focus principale che ho io è appunto l'esame di quinto superiore, che è un esame abbastanza difficile. Tommy, tu invece? Io stessa cosa, come ho detto all'inizio Federico, gli ultimi allenamenti con il campus, però prima ora mi tocca pensare alla Nazionale Senior, abbiamo questo doppio confronto con Polonia e Francia e speriamo andrà al meglio. È peggio l'esame di Stato o la Polonia? No, l'esame secondo me la Polonia. No, speriamo di no, speriamo che possa essere una giornata, poi ne parleremo, quella del prossimo 27 aprile, davvero memorabile per la pallamano italiana. Andiamo però con ordine, ricostruendo gli eventi degli ultimi giorni. Campus Italia che, come dicevo, ha concluso la sua esperienza in Serie A Gold, 11 punti raccolti dalla squadra federale, che però, ad onor di cronaca, lo ricordiamo sempre, non prendeva parte a tutti gli effetti alla classifica del campionato ed era già sicura con il biennio però dei nuovi atleti provenienti dalla classe di età 2006-2007, che intanto verranno selezionati alla prossima Serie A Silver, quindi la seconda categoria nazionale. Era comunque un banco di prova di prim'ordine per i ragazzi allenati da Pasquale Maione e seguiti dal direttore tecnico Riccardo Trillini. Vittoria contro il Carpi nell'ultima giornata, dicevamo, una vittoria larga 43-34 nella casa della pallamano di Chieti. Alla termine della partita abbiamo ascoltato le parole del capitano del Campus Italia Paul Wierer e del tecnico Pasquale Maione. Sono contentissimo perché i ragazzi nello spogliatoio prepartito ho detto proprio questo: ci meritavamo di concludere questo percorso fantastico durato 2 anni con una gioia. Che cosa meglio di vincere, di chiudere un'annata facendo una vittoria e credo anche giocando abbastanza bene. Forse il primo tempo potevamo chiuderlo un po' meglio, però poi siamo stati bravi nel secondo a concludere la pratica in maniera quasi perfetta, direi. Si chiude una bella esperienza di quest'anno per il Campus Italia, anche dal punto di vista personale per Pasquale Maione, no? È stato fantastico, ho conosciuto un gruppo di ragazzi meravigliosi. Non è una squadra, è una famiglia. Oggi sono qui anche tutti i loro genitori, veramente un ambiente fantastico. I ragazzi, non mi stancherò mai di dirlo, mi hanno dato tanto. Sono loro che hanno insegnato a me molto e li ringrazio per tutto questo che mi hanno fatto vivere. Ringrazio tutti quelli che mi hanno dato la possibilità di affrontare questi 2 anni veramente stupendi. Un'esperienza unica che auguro a tutti una volta nella vita di vivere. Direi di sì, anche adesso avremo giocato i play-out sul primo posto. Direi che siamo cresciuti sia dal punto di vista pallamanistico ma anche mentalmente, caratterialmente. Direi che ci manca, alcuni di noi ci manca poco per diventare veramente giocatori. In cosa ti senti migliorato dopo questi 2 anni con il campus? No, io mi sentivo migliorato in tutto: forza, velocità, anche tecnicamente, ma anche socialmente, direi, fare amicizie, integrarsi in un nuovo gruppo, nuova scuola, tutto quanto. In tutto non sono migliorato, direi, come persona. Federico, riprendendo le parole del capitano, ti ritrovi, insomma, le senti tu, ecco. Sì, soprattutto come ha detto Paolo, il capitano, siamo migliorati tantissimo
Sia sotto l'aspetto pallamanistico che sia sotto l'aspetto appunto umanistico, appunto, possiamo dire, no? Con i rapporti sociali, con qualsiasi cosa, ecco. Soprattutto siamo migliorati anche nel fatto di essere più uomini e più responsabili, in quanto vivendo da soli al campus, solo con gli amici, dobbiamo da rispettare determinati orari, quindi mi sento abbastanza migliorato, ecco. È stata dura, Tommy, questi 2 anni? È stata dura o è stato più dolce il fatto di vivere H24 immersi nella pallamano e quindi comunque tutto è passato poi alla fine? Dai, 50 e 50, secondo me è stata durissima comunque, perché come diceva Federico, rispettare determinate regole che ci hanno imposto all'inizio del campus questi 2 anni a Chieti, e alcuni orari, comunque allenamenti duri tutti i giorni, il doppio allenamento e tutto. Ma allo stesso tempo è stato bellissimo perché vivere 24 ore con i migliori amici, con amici che ti porterei per sempre nella tua vita, è stato fantastico. La sveglia delle 6 per fare palestra, quella è la cosa più dura. No, dai, alla fine mi sveglio tutti mattinino. I giorni, allora, quasi tutti i giorni a 6 per andare a scuola, dai. Dei sacrifici che avete affrontato, che sono innegabili, e dei progressi che avete evidenziato in questi 2 anni, ha parlato il direttore tecnico Riccardo Trillini, anche lui lo abbiamo ascoltato al termine della partita contro Carpi. Veramente è stato fantastico per me, anche nonostante i tanti anni di esperienza, ho vissuto questo progetto in prima persona e è stata una sensazione fantastica. Oggi terminata con una grandissima partita e direi terminato con un campionato alla grande. Voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi, a tutto lo staff, perché la federazione aveva preso una decisione molto difficile, che era quella di partecipare al campionato di Serie 1, e c'era molto scetticismo. Noi stessi sapevamo che magari non era la soluzione ideale, invece con il lavoro, con un modello di gioco ben chiaro, abbiamo dimostrato che i ragazzi hanno lavorato molto bene, per cui la dimostrazione che nonostante sia stato un progetto nuovo ha dato i suoi frutti. Abbiamo fatto vedere con un lavoro serio, fatto in una certa maniera, dei ragazzi di 17-18 anni possono fare anche 11 punti nel campionato di Serie A. Che campus avevamo trovato ad agosto di 2 anni fa quando sono arrivati? Che campus restituiamo e quindi che ragazzi, che giocatori soprattutto restituiamo al movimento? Proprio oggi, proprio durante la partita, ci pensavo, era per noi stato molto difficile iniziare la 2, abbiamo perso tante partite perché erano dei ragazzi talentuosi con grande potenzialità, ma con scarsissima esperienza e direi anche una pochezza fisica, tecnica, che rispetto al campionato, voglio dire, rispetto a un certo livello di gioco. Dopo un anno e mezzo è cambiato tutto, quindi ribadisco l'importanza di lavorare in una certa maniera. Ora che cosa restituiamo alle società italiane? 16 di giocatori che possono, io pensavo tutti potessero giocare in Serie A1 o quantomeno andare nelle società di Serie A1, ma quando dissi questo non c'era ancora la Silver, e direi che con la Silver è ancora migliorata la situazione, perché soprattutto alcuni giocatori che avrebbero fatto tanta panchina in Serie A magari in Silver possono continuare questo processo di crescita. Soddisfazione enorme perché stiamo andando in giro e io ringrazio tutti quelli che si sono ricreduti e ce lo hanno dimostrato con dichiarazioni, proprio dicendo noi non credevamo in questo tipo di lavoro, in questo progetto, e invece ci siamo ricreduti. Questo fa sì che tutto il movimento si possa unire intorno anche al campus per cercare di migliorare sempre. Peraltro giocatori vuol dire restituire giocatori, vuol dire non soltanto giocatori che sappiano appunto giocare sul 40x20 in mezzo al campo, ma giocatori abituati ad un ritmo di allenamento, ad una vita da atleti, da sportivi, e questo nel movimento attuale della pallamano italiana è un patrimonio inestimabile probabilmente. Infatti secondo me la grossa differenza è l'aspetto mentale, e la professionalità che hanno vissuto questi ragazzi allenandosi in maniera veramente da professionisti, come una squadra professionista si allena, per cui
rispetto a un 17enne, 18enne che viene da altri contesti, secondo me possono avere una marcia in più. Loro devono continuare ad essere umili, a cercare appunto il miglioramento costante, perché neanche bisogna dimenticare che a 18 anni c'è ancora tanto da imparare. Il tuo augurio a questi ragazzi? L'augurio di ritrovarne sempre più possibile in nazionale senior, perché non ci dimentichiamo che questo progetto è anche servito a portare due giocatori in nazionale seniores in tenerissima età. Moltissimi di questi ragazzi sono stati la base non solo della squadra 2004-2005 ma anche quella 2003, e io auguro di continuare così per trovarne sempre di più in nazionale o professionisti con le squadre di Serie A. Con riferimento alla nazionale senior, ciò di cui parlava proprio Riccardo Tellini, uno dei due, ce l'abbiamo qua, ne abbiamo parlato poco fa, si tratta proprio di Tommaso De Angelis che farà coppia con Cristian Manojlovic. Federico, quando sei arrivato, chi era Federico De Ruvo, chi è oggi dal punto di vista sportivo, come atleta? Beh, da quando sono arrivato possiamo dire che sotto il punto di vista sportivo ero, possiamo dire, tutt'altra persona. Praticavo sport inizialmente per divertimento, per tempo libero, poi sono arrivato qua e qui ho capito appunto che la pallamano, possiamo dire, può diventare, può essere quello che è il lavoro, nel senso uno stile di vita quotidiano. E da qui ne esco consapevole che a livello professionistico possiamo dire che la palla a mano è tanta roba, tanto sacrificio e tanto impegno. Tommaso, tu partivi invece forse da una visione, un punto di vista ancora diverso rispetto a quello di Federico, perché tu avevi già fatto un'esperienza, seppure ancora più giovane di quando sei arrivato qua, che eri già giovanissimo, a Fasano, quindi anche annusando già la pallamano di alto livello in una squadra di vertice. Come ti ha cambiato invece l'esperienza al campus, come ha contribuito alla tua crescita sportiva? Sì, io ero, come hai detto bene, ero già andato a Fasano l'anno prima, quindi sono arrivato da quindicenne, quasi sedicenne qui al campus, ho trovato una squadra in cui magari rispetto alla precedente il Fasano poteva essere un po' più protagonista, no? Essendo uno non esperto perché era ancora giovanissimo, però magari uno dei più che ha avuto più minuti, soprattutto in Serie A, quindi ero un po', è andata un po' così e ovviamente ora tutti quanti siamo arrivati allo stesso livello in quanto abbiamo fatto tutti quanti un campionato di Serie A, l'anno scorso di Serie A 2 giro nel centro, quindi ormai abbiamo accumulato tantissimi minuti sulle nostre gambe. Adesso vi faccio rivedere alcune immagini che vi riguardano, poi le commentiamo sempre col sorriso sulle labbra in maniera molto molto rilassata. Vediamo. Questo per me è andato molto bene, anzi è volato quasi. Fare ogni giorno la lavatrice è un po' pesante, però si può. Per me la palla a mano è importantissima, mi fa sentire bene, diciamo. Abbiamo dovuto appunto affrontare le problematiche legate alle camere, alla vita scolastica. Il mio compagno in stanza è Federico De Ruvo, da Teramo. Ci conosciamo già da tantissimi anni, quindi il rapporto tra noi è fantastico, è molto bello. E insomma, stavate commentando, ma non è un problema perché volevo generare proprio queste reazioni. Ditemi qualcosa di voi, no Federico? Siete stati, insomma, teramari tutti e due, stesso settore giovanile, siete cresciuti insieme, amici legatissimi. Poi questa esperienza che vi ha uniti ancora di più. Sarà dura lasciare Tommaso dopo questi due bellissimi anni. Anche perché già da quando ero andato a Fasano comunque la mancanza si sentiva, no? Di un compagno con cui uscivo sempre, andavo allenamento insieme, viaggiavamo insieme, eravamo in spogliatoio vicini insieme, facevamo qualsiasi cosa insieme. E adesso, insomma, è arrivato il momento di lasciarlo e sarà sicuramente una cosa durissima lasciarlo, ecco. Tommy, chi ha fatto la babysitter a chi? Dai, nel primo periodo io, dai. Ero un po' più abituato. Perché già stavi fuori. Esatto. Però no, adesso però invece comanda lui. No, non comanda nessuno. Assolutamente no.
E parliamo di campionato, invece torniamo seri, però era bello rivedere insieme queste immagini che vi riguardano, eravate anche più piccolini fisicamente, insomma si vede che c'è stato tanto lavoro da questo punto di vista. Avete concluso il campionato di Serie A Gold, quest'anno l'avete concluso come dicevamo con 11 punti, Serie A Gold che però ha dato anche altri verdetti, certamente molto rilevanti, perché si è definita la griglia che riguarda i playoff scudetto. Allora in questo servizio facciamo una panoramica a 360 gradi di quello che arriverà nel massimo campionato. La Serie A Gold è un po' sospesa, divisa in due. Da un lato guarda alla post-season che si aprirà il prossimo 6 maggio e dall'altro, nonostante la chiusura della regular season dello scorso 15 aprile, aspetta l'esito del ricorso presentato dal Conversano sulla penalizzazione di 7 punti inflitta dalla giustizia sportiva. Numeri e valori delineati nell'ultimo sabato ad ogni modo offrono una panoramica che permette di disegnare i tabelloni dei playoff scudetto e dei playout. Brixen, Raimond Sassari e Alperia Merano Sidea Group Fasano sono le semifinali restituite dalla graduatoria attuale. Inizio della corsa scudetto fissato al prossimo 6 maggio, come detto nel giorno di gara 1. Abbinamenti dunque frutto di un weekend, quello andato agli archivi, che ha posto l'accento su due scontri diretti. Prova di forza del Brixen nel derby sul campo del Merano, battuto 34-30 alla Carl Wolf. Sfida segnata dalla break di 6-1 fatto registrare alla 38esimo e brissinesi prima della classe con un percorso di 24 risultati utili in 26 partite. Sì, venivamo da un periodo un po' più difficile rispetto a quello che abbiamo fatto durante l'anno, e però non abbiamo mai smesso di lavorare duro di ogni allenamento e sapevamo che saremmo tornati sui nostri livelli partendo dalla difesa, e penso che oggi l'abbiamo dimostrato in un campo difficilissimo contro una grande squadra e siamo molto contenti. Nulla cambia subito dietro, dove la Raimond Sassari vince 34-33 la sfida contro Fasano, regalandosi un successo di prestigio che però ha il solo effetto di negare ai pugliesi la possibilità del sorpasso su Merano. Sassari aggancia proprio i fasanesi, ma non riuscendo a ribaltare i valori dello scontro diretto. Fasano resta a meno 1 dal secondo posto, tradotto gara 2 ed eventuale gara 3 di semifinale da disputare sul campo dei Diavoli Neri Meranesi. Adesso tenemos dos semanas de sin jugar. Esto para noi va a venir benissimo porque estamos jugando con 8 jugadores. En un playoff que son 3, si arrivamos al terzo partido, son 3 partidos en 6 giorni, es molto complicado para noi. Para noi porque no teníamos jugadores para cambiare, ¿no? Pero la mentalidad de la squadra es molto buena, la squadra tiene fame, tiene ambizione, tiene motivazione. Già definiti i play-out, Romagna, Banca Popolare Fondi e Carpi Secchia Rubiera saranno le sfide che decideranno le prime due squadre salve, mentre per la retrocessione bisognerà attendere l'ultimo atto che procederà in parallelo con la serie di finale scudetto. Vediamo anche la classifica del campionato di Serie A Gold, conclusa la regular season, come dicevamo, una classifica che dunque vede il Brixen al comando con 44 punti, Brixen che incrocerà la Raimond Sassari, quarta in classifica in semifinale, l'altra semifinale quella tra l'Alperio Merano e la Sidea Group Fasano. Per quanto riguarda i playout, Fondi che sfiderà il Romagna Fanalino di Coda e poi Derby Emiliano con Secchia Rubiera e Carpi una contro l'altra. Nel mezzo c'è la Campus Italia, 11 punti, Federico De che percorso è stato? Ti aspettavi ad inizio stagione di portare a casa 11 punti con una squadra, lo dico io, non devi dirlo tu, ma di ragazzini, lo possiamo dire? Allora, inizialmente possiamo dire che le aspettative erano tutt'altro che arrivare ad 11 punti, in quanto anche nell'amichevole pre-season che abbiamo effettuato, se non sbaglio, l'anno scorso contro Carpi e Rubiera, con un risultato pessimo, appunto, erano molto basse le aspettative. Però siamo riusciti a portare a casa 11 punti e questo ne siamo molto, molto orgogliosi, nel senso molto felici, e abbiamo chiuso il campionato nel migliore dei modi con una vittoria contro il Carpi. Tommaso, lo commentavamo, ne parlavamo prima a microfoni spenti, l'anno scorso con la stessa squadra siete arrivati a metà classifica in Serie A 2, che è un campionato di gran lunga inferiore dal punto di vista tecnico alla Serie A Gold, quest'anno con la stessa squadra di fatto, ma continuando a lavorare insieme tutti i giorni con quei ritmi di cui parlavi in precedenza, avete portato a casa 11 punti, ricordiamo siete una squadra di ragazzi di 17-18 anni. Sì, come dicevamo prima è incredibile questa cosa, secondo me, che l'anno prima siamo arrivati appena a metà classifica in un girone centro, girone B di Serie A 2,
perdendo partite davvero stupide, se si può dire questo termine. Invece quest'anno abbiamo affrontato squadre blasonate, ad esempio penso alle partite che abbiamo giocato sia in casa che fuori con il Brixen, a cui abbiamo dato filo da torcere. Questo è fantastico per noi, per ragazzi di questa età. Questo dunque il quadro per quanto riguarda la Serie Gold, che però adesso si ferma. I playoff inizieranno il prossimo 6 maggio con gara 1 di semifinale. È momento però adesso di pensare soprattutto alla Nazionale Azzurra, che la prossima settimana, il 27 aprile alle ore 18 al Palasport di Vigevano in Lombardia, si gioca le sue chance di qualificazione ai campionati europei del 2024, europei che si giocheranno in Germania. Ovviamente non chiediamo a voi appassionati abruzzesi, se potete fatelo, ma non vi chiediamo di seguirci a Vigevano, vi chiediamo però di seguirci naturalmente in diretta sia su Sky Sport Arena che su Eleven Sports. Entriamo insieme nel clima della partita con il promo. Un altro intervento di Volarevic, gol da parte di Jack Savini. È la prima rete della partita del capitano Andrea Parisini. Gol meraviglioso! Questo è il promo di Italia-Polonia, il prossimo 27 aprile al Palasport di Vigevano. Vediamo anche l'elenco dei convocati, nazionale che sta svolgendo il pre-raduno all'interno della casa della pallamano di Chieti e che poi da domenica si trasferirà in Lombardia. Questo è l'elenco dei convocati, particolare attenzione per quanto ci riguarda sugli abruzzesi, quindi su Andrea Colleluori, Stefano Arcieri, ovviamente ne abbiamo parlato poco fa con Tommaso De Angelis. Ecco Tommaso, la partita non è una partita qualunque, magari ci sarà un pochettino più di peso sulle spalle del giocatore che vediamo in foto, il capitano Andrea Parisini, dei veterani. Tu sei un ragazzo ancora molto giovane, dovrai giocarne ancora tante di partite così, però hai seguito e hai vissuto tutto il percorso di queste qualificazioni. Vincere vorrebbe dire di fatto quasi aritmeticamente qualificarsi agli europei, e sarebbe un risultato storico per l'Italia. Sì, sarebbe un risultato incredibile per noi, per tutto il movimento italiano che da tantissimi anni ormai non riesce a fare queste competizioni ai massimi livelli. Come dicevi bene tu, sì, questo gruppo è formato da alcuni veterani che sicuramente avranno un po' di più il peso sulle loro spalle, però anche noi giovani dovremmo mettere il nostro contributo in campo per far sì che tutti insieme possiamo riuscire in questa difficile impresa. Anche perché, per chi conosce un pochettino meno la palla a mano, la possibilità di avere cambi illimitati ti dice che se entri per 5 minuti e la palla ti arriva, devi fare gol. A te è capitato naturalmente in nazionale? È capitato, certo. Pian piano in nazionale, dove ci sono tantissimi, tutti i giocatori possono essere chiamati in nazionale, quindi se vieni convocato è un grande onore per tutti i convocati, appunto, e quando ti capita anche 30 secondi, un minuto e mezzo di gioco, devi dare sempre il massimo e cercare di fare il tuo meglio. Fede, tu di per sé, in quanto atleta delle nazionali giovanili, sei tifoso della nazionale, poi c'è il tuo amico Tommaso convocato, quindi ti tingerai di tricolore sulla faccia e la guarderai in televisione, immagino. Certamente, certamente, però una cosa che voglio dire è appunto a questi ragazzi è che gli faccio un grandissimo in bocca al lupo e spero che possano portare più in alto quello che è il nome della pallamano italiana, e soprattutto faccio un grandissimo in bocca al lupo a Tommaso De Angelis e a Christian, che sono due compagni che giocano con me, che li vivo 24 ore su 24. Questo dunque l'elenco dei convocati. Ricordo ancora Italia che affronterà la Polonia il prossimo 27 aprile al Palasport di Vigevano. In grafica stiamo vedendo anche la possibilità di acquistare i biglietti su Viva Ticket, per quanti ovviamente dall'Abruzzo vorranno partire e raggiungere la località lombarda, che è anche la città natale del capitano della nazionale Andrea Parisini. Per la prima volta nella storia l'Italia giocherà a Vigevano e dopo tanto tempo non giocherà in Abruzzo. Questa è una notizia naturalmente, perché poi attraverso l'attività della casa della pallamano in qualche modo l'Abruzzo è sempre più centrale anche nelle attività di vertice della nazionale senior. Facciamo un salto rapidissimo in Serie A1 femminile, perché riparte il campionato sabato. Noi diamo un'occhiata velocemente alla classifica, che coinvolge un'altra compagine abruzzese, la Starmed TMS Teramo. Mancano due giornate al termine della regular season. Teramo deve necessariamente staccarsi dall'ultima posizione per evitare
evitare la retrocessione diretta e quantomeno provare a giocarsi poi le proprie chance di salvezza ai playout. Deve raggiungere quindi la Libest Espresso Mestrino, formazione padovana. Vediamo in grafica anche il prossimo turno con Teramo che dovrà sfidare il Tusce Prato, lo farà la Pala San Nicolò, dunque in casa una sfida da non sbagliare per la formazione allenata da Daniela Palaria. Adesso ci fermiamo e nella seconda parte parliamo di pallamano abruzzese. So già che tutto quello che abbiamo vissuto insieme sarà un ricordo indelebile. Ora che siamo quasi alla fine ed è di nuovo tempo di pensare al domani, è normale avere un po' di paura. Ma non una paura che ti blocca, è più adrenalina, è come quella che senti prima di una partita. E allora c'è solo una cosa da fare: scendere in campo e dare il massimo. Dal 27 aprile al 4 giugno tanti eventi, la pallamano italiana dà di fatto i suoi verdetti, non solamente come abbiamo detto prima con la nazionale, nel mezzo si giocano i playoff scudetto e proprio qui in Abruzzo tra la casa della pallamano di Chieti, Pescara e Montesilvano si giocheranno le finals sia per la Serie A2 maschile e femminile che poi successivamente per le categorie giovanili. Il servizio. 27 aprile, 4 giugno, poco meno di 40 giorni, 38 a voler essere pignoli, in cui la pallamano italiana deciderà praticamente tutto della sua stagione. Le sorti della nazionale maschile nelle qualificazioni europee, i due scudetti di Serie A Gold e Serie A1 e le retrocessioni annesse, il novero delle partecipanti alla massima serie di uomini e donne, la composizione della nuova Serie A Silver e ancora i tricolori giovanili tra Under 20 e Under 17. E poi il beach handball con le nazionali azzurre maschile e femminile a Nazaré per i campionati europei. Poco più di un mese infuocato per la pallamano italiana che prima si ritroverà da spettatrice a Vigevano o davanti alla TV per spingere l'Italia nel match contro la Polonia e poi qualche giorno più tardi si preparerà a scendere in campo. Maggio in particolare è il mese da cercare in rosso sul calendario. Il 3 via alla serie di semifinale scudetto femminile seguita a cominciare dal 6 maggio da quella degli uomini. Si procederà al meglio delle tre partite ma tutto si intersecherà nel frattempo con l'inizio delle GH Finals, quest'anno completamente localizzate in Abruzzo. E allora 3-7 maggio come periodo in cui nella casa della pallamano di Chieti verranno assegnate due promozioni in Serie A Gold e quattro salti in Silver, la quale, dopo il weekend in terra teatina, vedrà completato il novero delle sue partecipanti. Nel frattempo si intrecciano le finali scudetto che peraltro procederanno in parallelo coi playout. 10, 14 e 16 maggio le tre date delle donne, 13, 18 ed eventualmente 20 maggio per quanto riguarda lo scudetto maschile. Ancora finals intanto con la corsa alle due promozioni in A1 femminile a Chieti dal 10 al 14 maggio. Poi una settimana di stop e caccia aperta al tricolore delle categorie giovanili. 23-28 maggio le date dell'Under 17, seguita dal 31 maggio al 4 giugno dalla Youth League Under 20. Resta a parte il Festival della Pallamano dal 4 al 9 luglio nelle località ormai divenute tradizione di Misano Adriatico, Riccione e Rimini. Gli eventi sono tanti, c'è tanta pallamano da seguire, ce ne sarà tanta anche in Abruzzo, come abbiamo visto, che si intersecherà con i playoff scudetto che saranno trasmessi per quanto riguarda le due serie di finale interamente su Sky Sport e su Eleven Sports. Adesso vediamo, perché siamo in chiusura, la classifica del campionato di Serie A2 che è, come abbiamo visto dal servizio, è giunto a conclusione. Purtroppo retrocessione per le due abruzzesi, Lions Teramo e Prestiter Pescara. È una Serie A2 invece targata De Angelis, visto che tuo cugino Matteo con il Monteprandone si è salvato e tuo fratello Alessandro nel girone A però è arrivato alle finals per la promozione in Serie A Gold, quindi tutti contenti a casa De Angelis. Tutti contentissimi, sì, Alessandro gioiva per il successo del terzo posto conquistato all'ultima giornata con il Torri, a differenza Matteo che ha raggiunto l'obiettivo salvezza con il Monteprandone, quindi sì,
tutti contenti. Formazione neopromossa, il Monteprandone, che ha avuto il merito per l'appunto di riuscire a mantenere la permanenza nella seconda categoria, che il prossimo anno diventerà Serie A Bronze, diventerà la terza categoria, mentre proprio il Molteno di Alessandro De Angelis, con la qualificazione alle Finals per la Serie A Gold, ha già ottenuto la promozione nella Serie A Silver, che sarà la nuova seconda categoria nazionale introdotta dalla federazione. Federico De Ruvo, da Teramano invece immagino ti dispiaccia sicuramente per i tuoi amici di Teramo che non sono riusciti a ottenere la salvezza. Sì, sì, mi dispiace, però sono molto consapevole che con la forza che c'è sempre stata di portare avanti quello che era appunto l'ambito pallamanistico, si riuscirà sicuramente a portare avanti e a riportare appunto nei vari campionati quello che è il nome di Teramo, ovvero la pallamano a Teramo. Senza dubbio, una piazza storica non soltanto della pallamano abruzzese, ma in generale della pallamano italiana. Noi siamo in conclusione, diamo un'occhiata al prossimo turno del campionato di Serie B, vediamolo insieme. Si è già giocata una partita, per la verità, qui siamo all'interno della pool promozione, col Cus Ancona che ha battuto 23-18 l'Handball Club Pescara. Si affronteranno il prossimo 27 aprile Chieti e Falconara. La squadra che vincerà questa pool otterrà la promozione nella Serie A Bronze del prossimo anno. Siamo ai saluti, grazie a Federico De Ruvo. Grazie a te, Matteo. Grazie a Tommaso De Angelis. Grazie a te, Matteo. Siccome immagino che almeno televisivamente non ci rivedremo qui, vi faccio un grande in bocca al lupo per il vostro proseguo di carriera e complimenti per quello che avete fatto qui a Chieti e qui in Abruzzo con la maglia del Campus Italia. Noi invece con la nostra trasmissione ci ritroviamo non la prossima settimana, perché le attenzioni saranno tutte dedicate alla nazionale senior, come abbiamo visto, gara contro la Polonia, ma tra due settimane. Comunque l'augurio non cambia, buona pallamano a tutti, alla prossima.